Cosa ne pensi dei fotografi che si trovano a lavorare come embedded? Beh, io sono uno di quelli perché ho lavorato 6 anni, dal 2003 al 2008 sono sempre stato in Iraq ed ho fatto spesso, ero embedded e non ho avuto nessuna difficoltà, sempre per il discorso di questo rispetto che c'è nei confronti della stampa. Una volta che uno è accettato come embedded è libero di fare quello che vuole, non ci sono nessun tipo di restrizioni. L'unica restrizione riguarda le fotografie dei feriti e dei morti, che non possono essere divulgate queste foto se non dopo che la famiglia è stata avvisata. C'era, una restrizione del governo Bush, del presidente Bush, ma che è stata tolta dal presidente Obama, che è quello di fotografare le bare. Ma non ho avuto nessuna restrizione. Mi ricordo che a Fallujah ero l'unico italiano e quindi collaboravo con la radio del Sole 24 Ore e facevo delle, come si dice, parlavo insomma, ogni sera mi chiamavano al satellitare e raccontavo quello che era successo l'altra giornata e nessuno mi ha mai detto cosa stai dicendo, cosa dici, e a volte non dicevo delle cose molto pro Stati Uniti. Non ci sono restrizioni di tipo lavorativo, una volta accettato con quell'unità tu sei libero di fotografare chi vuoi, non ci sono, questo veramente sono disposto a litigare con chiunque, non è vero.